Com'è che una donna, nata nel 1922, cresciuta con il fascismo, è riuscita a fare la scienziata? Come è arrivato questo progetto, come vi siete incontrati e poi come il lavoro, come è stato il lavoro di selezione sia dei momenti di una vita tanto esemplare, sia poi delle aggiunte, queste foto in bianco e nero d'epoca, dei reperti, insomma, che hai scelto come? Dunque, il progetto è arrivato con grande gioia da Minerva Pictures e da Rai Fiction, che mi hanno chiamato a dirigere questo film per la televisione. Per me è un grande ritorno, perché nonostante io all'inizio degli anni 2000 abbia avuto delle grandissime soddisfazioni con delle serate di Rai 1 di grandissimo successo, era quasi, credo, 10 anni che non facevo un film per la televisione. E ho detto, devo dire sì a scatola chiusa, ancora prima di leggere la sceneggiatura, che poi si è rivelata molto buona, di Monica Zappelli e Federico Taddia. A scatola chiusa perché credo sia uno di quei personaggi a cui non puoi dire no. Quando ti chiedono di raccontare una delle donne che ha segnato il Novecento italiano, che ha portato l'Italia ai vertici nel mondo per il suo lavoro di astrofisico, diciamo, quasi era un onore per me poter raccontare questa storia. Dalla sceneggiatura in avanti ho lavorato molto, come sempre faccio, sulla bibliografia di Margherita, sia i libri da lei scritti, e sono tantissimi, quindi compresa l'autobiografia, sia i libri su di lei scritti da altri. Mi sono fermato, devo essere sincero, ai libri quelli scientifici scritti da lei o dal marito, perché l'astrofisica, seppure sia stata una grande divulgatrice, quindi quelli più semplici ho potuto approcciarli non senza difficoltà, quelle le pubblicazioni scientifiche anche a livello internazionale mi trovano un po' in difficoltà. Quando si parla di milioni di anni luce, già è un'idea talmente lontana dalla possibilità di comprensione che ho avuto un po' di difficoltà. Dopodiché l'inserimento del repertorio è una cosa alla quale tenevo molto, che ha trovato, diciamo, un matrimonio felice anche con la volontà di Rai Fiction di costruire un percorso narrativo che raccontasse il microcosmo, per usare un termine appunto astronomico, insieme al microcosmo di Margherita, insieme al macrocosmo dell'Italia e del mondo che si trasformava. E ho la speranza che questa commistione di materiale del repertorio col materiale girato possa toccare ancora più il cuore dello spettatore. Sì, perché diciamo questo film, se non mi sbaglio, nasce ovviamente dalla celebrazione del centenario, però alla fine ne hai fatto qualcosa di più, perché è un racconto della condizione femminile in Italia, è un invito alla libertà, se vogliamo. Sono queste le cose che vuoi che arrivino o c'è qualcosa che ci sfugge? Senz'altro, hai detto la volontà, lo dice se non fosse ridicolo che dicessi io, lo dice un femminista. Io ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia un po' come quella di Margherita Hack, dove mio padre e mia madre, pur essendo molto meno colti dei genitori di Margherita Hack, ma mettevano la libertà innanzi a tutto. E la libertà voleva dire che tra mio padre e mia madre non c'è mai stato chi comandava. Anzi, mio padre in maniera buffa diceva: sono io che comando, ma è lei che decide, parlando di mia madre. E siccome il mondo ancora non è arrivato a quella condizione, si stavano fatti sicuramente molti passi avanti, ma ricordare quanto è importante che invece ci sia parità tra uomini e donne era uno dei nostri obiettivi. Un altro, credo che spero passi anche quello, è che non si ottiene nulla se non con la fatica, con il lavoro, con lo studio, con la ricerca. Margherita, che è stata una campionessa di atletica perché si allenava più degli altri, è stata una grande studentessa perché studiava ore e ore, è diventata una grande astrofisica perché ha lavorato in maniera indefessa la notte, quando magari invece i suoi colleghi soloni, che avevano già un nome, la notte cominciavano ad affaticarsi ad osservare le stelle. Lei invece si è quasi rovinata la salute e gli occhi per continuare di notte ad osservare. Nell'insegnamento, dove non aveva, non gli faceva, non le faceva difficoltà se c'era uno studente o se l'aula era piena di studenti, lei in maniera quasi paolina, oserei dire, no? Si buttava nell'impresa, e quindi l'etica del lavoro e dello studio credo sia un'altra cosa che spero passino nel, chiamiamo, messaggio di questo film. Una curiosità legata all'aspetto atletico, quella corsa intorno al palazzo,
momenti di gloria o cioè voleva essere un riferimento o è qualcosa effettivamente, non so, che hai trovato nei libri? Pare che sia effettivamente avvenuto, no? Perché ai tempi era difficile trovare facilmente una pista, quindi magari come i momenti di gloria le gare erano, vabbè, un giro intorno al palazzo. Evidente che il riferimento c'è, io nelle musiche l'ho lievemente ricordato perché in effetti è uno di quei, diciamo, è un'icona della storia del cinema quel momento, è un film fantastico. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi, viva Roma.